Buongiorno a tutti e ben ritrovati alle video premiere ABBA Yachting. Io sono Luca Boltri e sarò il moderatore per questa video diretta. A brevissimo ci collegheremo con il nostro collega Giuseppe Vigo, in diretta dalla Liguria, che ci farà visionare un fantastico Ferretti 165 o 55, come a molti, piace chiamarlo. Che cos'è una video premiere? Una video premiere, come dice la parola stessa, è una presentazione in anteprima di una barca che da pochissimo è entrata nel parco barca ABBA Yachting. E quindi la presentiamo oggi in diretta e visto che siamo già numerosi, io non mi perderei in fronzoli, ma darei la linea a Giuseppe Vigo. Eccoci qui. Incominciamo a vederlo. Diciamo che iniziamo a vedere la sua immagine e prima o poi lo vedremo anche muoversi. Mi senti Lo Luca? Luca, mi senti? sentiamo, ti Luca, mi sentiamo. senti? Eccoti qua, Perfetto. Giuseppe. Ti vedo di traverso, Giuseppe, però. No, Aspetta, come si fa ora? sempre di traverso. Io ti vedo diritto, come faccio? Devi Dunque. provare a girare il telefono. Allora, intanto che tu fai le tue prove, io faccio un po' di spiegazione di quella che è la barca che andremo a vedere oggi. Quindi, oggi andiamo a vedere questo Ferretti 165 del 96, barca davvero super, super manutenuta e accessoriata. Eccoci qua, Giuseppe, perfetto. Ah, per Benissimo. fortuna. Il bello della diretta, perché le prove erano state fantastiche. No, c'ho un telefono muletto e delle cuffie muletto, e quindi non ho molta dimestichezza. Il fatto della vista in verticale è stata una novità dell'ultimo secondo. Ma di la verità che l'hai fatto per dare un brio e un effetto di suspense agli spettatori, di la verità. Diciamo di sì. Intanto, buongiorno a tutte le persone che sono collegate. Sono Giuseppe Vigo, responsabile dell'ufficio ABBA Yachting di Lavagna. Stiamo per presentare una bellissima imbarcazione che si riesce già a vedere sullo sfondo. È una bellissima giornata, fa purtroppo parecchio caldo, però Come non ve ne purtroppo. pentirete perché vedremo veramente un bellissimo oggetto. Molto bene, Se tu molto bene. sei d'accordo, io Io ti direi girerei di andare direttamente. direttamente bravo sulla barca, così io ti metto in evidenza per tutti e vedono solo più questa meraviglia e non più Eccolo me. qua. Allora, pronti? Eccoci qui. Perfetto. Questo Io, Giuseppe, è un mi Ferretti. permetterò ogni tanto di interromperti perché come arrivano delle domande, io te le faccio di modo che non sono poi troppe Certo. da fare tutte alla Sì, e poi fine. diciamo se le so a memoria, se no mi devi dare il tempo di prendere la scheda oppure guardarla e darmi le risposte se non le so appunto a memoria. Comunque, Perfetto. Ferretti marcato 55, ma il nome commerciale è 165, è stato il primo Ferretti marcato 55. La barca non si direbbe mai del 1996. Ok. E diciamo, fin dalla prima volta che l'ho vista, sono rimasto veramente super impressionato dallo stato di manutenzione generale di questa barca. Sto facendo un giro attorno alla poppa, poi siamo fortunati che la barca a fianco è già partita per le vacanze, No, quindi. di la verità che l'hai fatta spostare perché tu hai i tuoi poteri nel porto e quindi l'hai fatta togliere. Assolutamente. Non so Giuseppe, se. una Sì, cosa dimmi. che ci chiedono subito, io ho già due o tre domande, vado a fartele mentre tu ce la fai vedere. Allora, numero proprietari a me risulta 3, corretto? Assolutamente tre, il primo dal 96 al 2000, Sì? il secondo dal 2000 al 2021, credo, Sì? sì, o 20 o 21, e l'attuale questo qua. La cosa bella da sapere è che il secondo proprietario ha tenuto la barca praticamente per 20 anni Sì? e dovrebbero essere disponibili tutte le fatture, gli interventi di manutenzione che sono stati fatti da 20 anni a questa parte. Quindi Ottimo. questa è una bellissima cosa. L'altra cosa molto importante che mi ha riferito l'attuale proprietario, che l'ha comprata anche per quello, la barca è sempre stata d'inverno, escluso l'ultimo anno che ogni tanto veniva giù, è Sì? stata sempre l'inverno in secca.
quindi diciamo dal punto di vista di usura questa è una gran cosa. Però, perfetto. Bandole ciance, hai risposto all'altra domanda che era abbiamo traccia di eventuali manutenzioni? Avete sentito sì, in diretta? Considera che poi diciamo anche, tanto salgo a bordo, sì. Considera che l'attuale proprietario per l'acquisto ha ovviamente fatto una perizia e ha fatto sì. intervenire direttamente anche i meccanici della MTU che hanno fatto una prova compressione e una misurazione degli oli. Ottimo. Quindi diciamo dal punto di vista dell'acquisto è stato fatto con tutte le precauzioni del caso. Ecco. Certo. Quindi questa è una buona cosa. Ottimo. Allora, a me piace moltissimo questa barca perché pur essendo una barca degli anni 90 è una barca con delle soluzioni ottime ancora adesso. Mi piace molto la linea molto filante, sì. passavanti larghi, il fly non è mastodontico come diciamo volumetria, ma è mastodontico come dimensioni per aspettabilità, nel senso è una barca sportiva filante mm-hmm. e diciamo da fuori non dà l'impressione degli spazi che in effetti ci sono all'interno. Per quanto riguarda diciamo già da poppa c'è vabbè, la passerella idraulica sì. è una mega plancetta, non so se si riesce a vedere sì. bene che fa per tutta la larghezza e ha una gruetta dedicata per il tender, nel senso il tender non si che è quella là, il tender sì. non si alza classicamente con la passerella, ma si alza con la gruetta dedicata. Okay. Un'altra cosa molto bella, secondo me, è questo spazio inaspettato nella plancetta. Adesso sì. c'è un po' di materiale, ma è veramente super profondo, non so se si riesce a vedere sì. bene, e contiene tantissimo materiale, cioè è alto 1,20, 1,30, se non di più, all'interno. E quindi, diciamo, è uno spazio nella plancetta dove vengono messi i teli di copertura, il proprietario mi dice addirittura la canoa, cioè ci sta veramente di tutto di più. E questa è una cosa che uno non si aspetta a prima vista. Giuseppe, ci chiedono, volevo solo tua conferma, la portata della gruetta del tender a me risulta 200 kg, confermi? Sì, è 200 kg, aspetta se riesco te lo inquadro, devo andare dall'altra parte, c'è proprio scritto addirittura sì, sopra no, la ma gruetta. basta, come dire, anche un po' di fiducia nei nostri confronti, no? Quindi, no, vabbè, ma già che c'è, se non mi si impalla la cosa, non so se si riesce a leggere, portata. Due, cioè, sì, un po' sfocato, ma sì, però si intravede, perfetto. Ecco, l'altra cosa, diciamo, di molto comodo, di questo pozzetto molto, molto ampio, vabbè, c'ha le vetrate apribili dove si riesce già ad avere una bellissima panoramica. Questa è bella, comunque, una soluzione bella questa. Questa è molto forte. Ho lasciato l'oscurante, ha due set di oscuranti, la barca, uno vecchio che viene tenuto d'inverno e uno nuovo per l'estate, così come anche una copertura qua del pozzetto che è stata levata ovviamente per fare la diretta. Là c'è il solito classico tavolino integrato della Ferretti di vetro che sì. diciamo viene su e si può con delle seggiole da regista mangiare, sempre camminando nel pozzetto. Qua c'è il classico vano per le cime, ma c'è anche il winch. Un winch pesante, un winch di tonneggio, sì. che vedete qua. Il lavandino, anche dall'altra parte per lavare le cime, per lavarsi le mani o quant'altro. Qua, diciamo, sempre nel pozzetto abbiamo sul lato sinistro una porticina che può arrivare direttamente in sala macchine da questa parte, bene. Oppure dall'altra parte ci sono gli stacca batterie, oppure questo che è l'accesso principale alla sala macchine. Se tu sei d'accordo, contrariamente alle regole, siccome secondo me ne vale la pena, farei subito sì. un salto in sì, sala sì, macchine. Sì, ma anche perché, guarda, ce l'hanno già chiesto entro 4, si può vedere la sala macchine, quindi ti direi assolutamente sì, diamo priorità alla sala macchine. Diciamo che è bella al pari di tutto il resto della barca. Allora, apriamo la sala macchina. I motori, adesso qua ci entro dentro, mm-hmm. I motori sono due MTU da 770 cavalli, sì. Regolarmente tagliandati e verificati da MTU con prova olio e prova compressione. Sì. Adesso devo posare la telecamera per la...
per andare giù dalla scaletta. E hanno 1340 ore, vero? 1340 o 1360, con contatore che funziona, quindi è stata usata veramente poco, e anche nelle manutenzioni. Sì. E anche nelle manutenzioni, scusate il movimento, ma... Ma è tutto anche nelle fatto manutenzioni, per un fine nobile, quindi ti perdoniamo. E anche nelle manutenzioni sono stati riportati ovviamente le ore moto ogni manutenzione. Adesso qua sono proprio dentro la sala macchine, vi faccio vedere il supporto, Giuseppe, del motore. Ma Giuseppe, ma allora la famosa sala macchine dove ci si può mangiare esiste? Esiste, non si nota sempre, ma vi assicuro che esiste. Serbatoi supplementari per oltre 3.000, non so se sto andando troppo veloce. No, va bene, va bene. Ma intanto io rispondo a un signore che ci ha chiesto la potenza del... Vi faccio vedere anche le cose che di solito i broker non fanno vedere perché hanno paura di far scoprire delle magaglie, ma sinceramente... La potenza del generatore è 14 kW per 14 kW. Ecco qua, vi inquadro il V-Drive. Sì. Il generatore è un Kohler, dovrebbe essere 14 kW. Sì. E ha fatto 860 ore di utilizzo. Sì, sembrerebbe sì. Poi per quanto riguarda, là c'è il gruppo dell'aria condizionata. Ok. Varie pompe di tutti i tipi. Questa è la scaletta che porta su all'accesso. Quello che ci hai fatto vedere prima. Laterale, sì. Che vi ho fatto vedere prima. Vabbè, serbatoi tutti in inox, qua l'altro invertitore. Perfetto. Vediamo se... Sì, ma... Mi si impalla. No, là. Ma infatti, Giuseppe, direi che stiamo facendo vedere... parecchio, eh? Cioè si vede che è bella, insomma non c'è trucco. Ecco, io adesso mi sono seduto. Sì. E vi faccio vedere a poco. Ma enorme, molto, cioè agevole anche per le manutenzioni, muoversi. Sì, diciamo che anch'io potrei fare il meccanico. Potresti fare. Comunque, poi diciamo nel caso c'è tutta la documentazione, ci sono si può rispondere a tutte le domande, magari non durante il filmato perché ce n'è veramente tanto da dire, però mi piaceva fare vedere la sala macchine perché diciamo la barca è stata comprata dall'attuale proprietario anche per quello. Chiaro, certo. Ritorno in superficie. Riemergi in superficie, come si suol dire. Allora, stavo leggendo intanto cosa ci chiedono. Sì, ci arriveremo anche dopo. Giuseppe, ci chiedono già il layout, anche se lo faremo vedere dopo, ma diciamolo, tanto non... Tre cabine e due bagni. Sì. Entrambi i bagni hanno la doppia porta, quindi tutte le cabine hanno comunque un accesso al bagno. Okay. E più c'è una cabina marinaio centrale col suo bagno. Quindi sono tre cabine più due per la zona armatori e... una cabina e un bagno per una zona marinaio o eventualmente anche un ospite, perché è una cabina che potrebbe essere, di tutto rispetto, dico che potrebbe essere perché il precedente proprietario... Intanto ci porti a prua, Giuseppe, mentre chiacchieriamo, sì. Così andiamo... Saliamo, la salita è comoda, porta mezzo marinaio. La barca ha un colore che mi piace un casino, questo color bianco crema. Mm-hmm. Gli acciai sono in perfetto stato. Infatti sì, gli acciai sembrano proprio belli belli. No, sono belli. Sono belli belli, si vede che la qualità era superiore. Passa avanti ampio, mega prendisole di prua con cuscineria in ottimo stato. Adesso mi ci avvicino. Comunque siamo sempre su un Ferretti, quindi non dimentichiamocelo, cioè siamo su un super brand, per cui... Sì, è una super barca, ma appunto anche le super barche, se sono tenute male dagli armatori, poi certo. Evidenziano dei problemi. La zona del salpancora, con i due sportelli, mi pare che da questa parte ci sia... Ci sia una pompa con l'acqua salata per lavare la catena. Sì, perfetto. Adesso mi giro per fare
Contametrica Atena, tra l'altro, così lo diciamo mentre siamo da queste parti, è con telecomando e anche il wifi. Quindi... Sì, anche quello appena installato. Esatto. Questa è la versione, la visione da prua. La barca ha un fly o un parabrezza, diciamo, molto schiacciati, quindi dà l'impressione di una barca sportiva. E mi piace moltissimo questa linea pulita, la tuga molto bassa, e ci si cammina veramente molto, molto facilmente. Sì, per essere un fly è molto cattiva, è vero, È un è una fly linea molto cattivo, sì. aggressiva. Sì, Sì, è diciamo, proprio la bella. linea riesce a mascherare bene la linea di un fly. Sì. La barca è impeccabile anche come livello di verniciatura. Ma passiamo dall'altra parte. Come vi dicevo, doppio set di oscuranti. Qua si inizia a vedere un po' di fly, che poi adesso andiamo a vederlo. Super pozzetto, super ampio, molto Le comodo. cuscinerie, Giuseppe, ci chiedono, sono belle così come sembrano? Sì? No, sono belle come sembra, cerco di andarci vicino. Ah, perfetto. Sì, direi di sì. Non ci sono scucciture, non ci sono segni di muffa, anche perché adesso le vedete armate, ma la barca solitamente ha i cuscini tutti all'interno e ha coperture dappertutto per non far scolorire, per non far entrare il sole. Quindi veramente belli, inaspettati come qualità generale, come stato generale. Ora qua entriamo nel megasalone, il megasalone suddiviso con la dinetta C, con i divani in pelle, anche qua vi faccio vedere da vicino Sì. lo stato generale, e lo stato generale della lucidatura del mobile. Bella. Quindi c'è una doppia dinetta. Sì. La cosa bella è che qua inizia a fare effetto l'aria condizionata, quindi piano piano sarà più agevole la diretta. Molto C'è la luminosa anche come possibilità barca. di salire sul fly Ah, tramite dall'interno, ok. dall'interno. Vi faccio vedere una scala del fly. Poi sul fly finiamo dopo, allora, a questo Ah, punto già, ci direi. dovevo ancora andare, scusate, Ma andiamo sul guarda, fly allora perché io sennò. finirei bravo il fly, così abbiamo finito la parte esterna. Pensavo che, ho detto a un certo punto, ho pensato che tu volessi salire dall'interno. Ho detto, ma perché deve cercarsi le Le rogne. rogne? Ah. Eccoci sul fly. Roll bar posteriore con le antenne, con tutto quello che necessita, Sì. cuscineria prendisole. Mi perdonerà il proprietario, gliela calpesto, ma mi serve per farvi vedere intanto una visione del pozzetto dall'alto, ma anche Ok. cosa si vede dall'angolo. Bello. Scusa le inquadrature, ma c'ho il sole addosso, No, non ma riesco niente a guarda, vedere c'è lo schermo, l'inquadratura perfetta, Giuseppe. non riesco a vedere cosa sto inquadrando, quindi Ah, stai sto inquadrando andando a il caso. fly in modo perfetto, un'angolatura meravigliosa, quindi va benissimo. Questo è l'accesso con i suoi tinti bene, il Sì? prendisole, la zona tavolino per mangiare col tavolo apribile. Ok. La barca viene costantemente lavata, tutte queste cose sono sempre coperte. E poi, E si ripeto, vede, e si per vede. 20 anni è stata sempre tenuta in secco d'inverno. Comunque si ha l'impressione, per insomma, lo stato delle cose che si vedono, veramente di essere su una barca di pochissimi anni, cioè sembra Sì, tutto diciamo, nuovo. non certo del 96, anche le etichette, sì, sono leggermente, però di solito a quest'età non esistono Non le più vedi le neanche etichette più, originali. certo. Esatto. Anche la cuscineria del posto di guida è. Aspetta che mi metto qua. È adeguata. Qua, come avevamo visto, è le scalette Sì. interno.
Ma vuoi scendere da qui per fare per fare un qualcosa di Beh, estremo tu durante vuoi la diretta? che caschi in diretta, lo so dove vuoi arrivare. No, Esatto. invece ti stupirò scendendo dal solito posto. Ecco, a me piace molto questa vista qua dove c'è proprio Sì. la sportività e la Beppe, pulizia di Giuseppe ci queste linee. chiedono se il fly ha una capote. No, non ha nessun bimini. Non ha Ok. nessun bimini. E niente, nel fly sono ripetuti i comandi, la barca ancora, le manette classiche. Aspetti che mi siedo sul posto di guida per farvi vedere cosa si vede da seduti. Una bella visuale comunque. Bella. Pilota automatico, elica di prua, cioè adesso poi semmai ve lo apro un GPS, No, bene. altri display multi-view. Insomma, Perfetto. la barca vi assicuro che, come la vedete, merita, non è stata lavata per l'occasione, sempre, sempre così. No, anche perché con le restrizioni sull'acqua adesso in Liguria, insomma, bisogna fare un po' più di attenzione, per cui è proprio bella di suo. Altre cose Bene. eventualmente da vedere nel fly, visto che siamo qua, se no Sì? io passerei agli interni. No, puoi passare agli interni, ci hai fatto vedere tutto. Grazie, Giuseppe. Sì, Ok, perfetto. possiamo ritornare negli interni con molta serenità. Così andiamo a scoprire questa meravigliosa barca anche all'interno, che Ed merita. eccoci qua, ritornati. All'interno, allora, dalle dinette avevo già detto, di doppia dinette, Sì. ampia apertura, vabbè, aria condizionata, eravamo arrivati alle scalette che Sì. portano sul fly, seconda dinette, che è quella magari più da riservare per mangiare, Sì. che è, diciamo, seduta ha di fronte il... Ora mi siedo. Ah. Ed è proprio di fronte Alla postazione di alla zona comando. pilotaggio. Guarda, ci si sente proprio in una bella casa, diciamo in una villa di lusso Sì, una sul villa sul mare. mare, esatto, si può definire davvero così. Sì. Cioè, guarda anche gli acciai all'interno. Ma è tutto così. Che bella questa carta, questa brochure, anzi. Ah. Questa brochure è fantastica. Una bella azienda quella, eh? Allora, già che siamo qua, vi faccio vedere anche una panoramica del posto di pilotaggio. La pelle è in ottime condizioni. Là abbiamo la radica, vedi là già segnato Ferretti 55. La Ok. pelle qua è perfetta, ma vi dico questo perché io ho visto è sempre costantemente coperta. Diciamo, alla fine della diretta ci vorrà un'ora e mezza per ripristinare tutte le coperture a protezione. Radar, ecco, quello che posso dire è chiaramente non sono, mentre sono stati sempre sostituiti, mantenuti i motori, l'elettronica è funzionante, ma è ancora vecchia generazione. Abbiamo un Geonav 11 Certo. pollici a colori, abbiamo un radar che potrebbe anche essere il fatto di aver mantenuto l'originalità, anche Certo, anche perché un... No, funziona tutto, cioè no, funziona tutto. tendenzialmente, esatto, quei cambi lì li fanno quando poi a un certo punto non funziona più nulla, ma funzionando Sostanzialmente qua tutto tutto. quello che nel tempo non funzionava è stato Esatto. sostituito. Qua c'è la targhetta, che la barca non è CE, è la targhetta del numero dello scafo e Sì. dell'anno di costruzione. Ok. Degli splendidi portachiavi della Baiotti, qua c'è il telecomando per la catena, che fa anche wifi, VHF e tutta la plancia di comando. Là, Ok. diciamo, c'è invece il selettore per l'aria condizionata. Condizionata. Ok, così abbiamo svelato anche che la barca ovviamente ha l'aria condizionata. Che Poi, la cosa che... Caldo è un clima reversibile, no? Quindi caldo freddo. freddo. Scendiamo giù sulla cucina da mini appartamento. Sì. Anche qua, guardate, cioè guardate i legni.
se io vi dicessi che del 2000, non dico 2016, ma del 2006-2010 ci potreste credere. Ah, sì, sì, assolutamente. Assolutamente, assolutamente sì. Allora, qua diciamo è la zona cucina dove qua si va nella zona cabina marinaio, cioè sì. Quello che si vede dalla zona cucina. La zona cucina è attrezzata con un frigo di dimensioni domestiche. Sì. Scusa se ti interrompo un secondo, intanto ci hanno chiesto sotto il tappeto della dinette, il pavimento è in legno? Sa che non lo so, sì. Perfetto. Quindi, ecco, questa è bella domanda perché non l'avevo ancora verificato. Ottima domanda per il suo freezer. Sì, anche perché è un gran vantaggio, avere comunque il legno è bello. Lavastoviglie. Ok. Stipetteria e lavandino a doppia pozza. C'è anche, sì, rispondo io perché lo so, mi hanno chiesto, c'è anche un ice maker? Sì, c'è anche un ice maker. Sì. Forno a microonde. Ok. Cucina a quattro piastre elettrica. Adesso lì non si vede, ma vi assicuro che c'è cappa aspirante. Ok. E qua entriamo nella zona che era cabina marinaio comandante, okay. Ma il secondo armatore, o primo armatore, adesso non mi ricordo, l'ha fatta modificare facendo questo mobile contenitore. Ah, che bello. È una bellissima cosa, ma esistono sempre diciamo tutte le parti per ripristinare eventualmente la cabina del marinaio. Ah, quindi si può riportare all'origine, ok. E qua ci sono i classificatori con tutte le schede, degli strumenti, degli accessori, dei motori. Beh. Qua si va nella zona cabina marinaio, che è una zona comunque con la possibilità di fare la doccia. Aspetta, mi sono dimenticato di accendere la luce. No, ma si vede, Giuseppe. È molto... Ecco, la cosa di diverso, ecco, quella valigetta è completamente piena di documenti della barca, adesso qua purtroppo è brutto, essere una zona lavatrice, è stato smontato il VC dell'armatore e Sì. del marinaio per metterla alla lavatrice. Ottimo. Però, cioè, Tutto preciso. questo mobile qua per, diciamo, tutte le cose che non si vogliono a vista è una figata. Domanda che è arrivata, Giuseppe, gli oblò sono tutti con zanzariere? Quelli che ho visto sì, però per dare la certezza dovrei verificare. Questo qua della cucina sì, c'è anche un oscurante. Ok. E gli altri devo verificare sinceramente. Adesso mentre andiamo magari li guardiamo assieme. Sì, ma... Diciamo che dalla parte, per quanto riguarda la parte, chiamiamola giorno, siamo abbastanza a posto. Non so se c'è qualche altra domanda per quanto riguarda la parte giorno, se no io No, andrei. Ok, direi che abbiamo risposto a tutto. Possiamo andare allora sotto nelle cabine. faccio il corridoio di discesa. Ecco Perfetto. qua. È quello che si vede quando si scende. Andiamo prima nella cabina dell'armatore. Sì, corretto, la cabina marinaio non ha né letto né WC. Esatto. Non ha né letto né WC, però è ripristinabile il letto perché ci sono state mantenute i pezzi originali, quindi si può smontare quell'armadio. E E il WC, sinceramente, non riportare. so se è stato mantenuto. Cabina dell'armatore, col suo armadio, specchio, doppio armadio, un vanity, mobiletto vanity col. Che altezza c'è all'interno, Giuseppe, della cabina, che c'è un signore che è alto 1,98? Allora, io sono 1,80, aspetta che giro al solito giro di telecamera se ce la faccio. Ok. Io Tu sono sei... uno, no, 1,79 e Ok. questo è quello che ho Sì. sulla testa Ok. all'interno della cabina. Mi Certo. diminuisce leggermente
alla base del letto, ma di un radio di 2 centimetri. Certo, È una cosa no, no, infatti. Perfetto, grazie. Incredibile. Grazie mille. Hai disattivato tutto? Eccoci. Eccoti qua. Non ti sentiamo? Adesso ti sentiamo. Ora dovrebbe essere tutto a posto. Perfetto, bravissimo. Grazie questo mille, Vanity, Giuseppe. Ma figurati. No, è un mobile che si apre da qui. No, è solo, non si apre... È un appoggio. Non è a ribalta. Faccio vedere un controcampo. Diciamo di lì, siamo sempre in cabina, accediamo al bagno dell'armatore. Sì. Bagno dell'armatore che, come da tradizione di barca, diciamo, italiana, è dotata anche di bidet, cosa certo. Che vabbè, non è fondamentale per acquistare una barca, ma... fa piacere, diciamo, se c'è. È più secondo le nostre corde di italiani. Certo. Il bagno è molto ampio. Vediamo subito se qua c'è... Sì, c'è la zanzariera anche per l'oblò del bagno, quindi presumo che tutti gli oblò a murata abbiano le zanzariere. Ok. Qua c'è il box doccia a tondo. Ok, perfetto. E c'è... Adesso poi ve la faccio vedere dall'altra parte. Qua si accede alla seconda cabina, che quindi ha un accesso anche a questo bagno. Vi faccio vedere, adesso non era per farvi vedere la cabina, ma per farvi vedere il bagno nella sua interezza. Ok. Beh, bello, questo, è il bagno della, questo è il bagno dell'armatore. Io adesso sono dentro la cabina di poppa a dritta. Sì. Ora esco dal bagno dell'armatore, entro in cabina a prua dell'armatore. Sì. Passo nel corridoio e vado nella cabina che facevo vedere prima, cioè quella Sì. di dritta rispetto alla barca, che è questa qua. Ok. Ovviamente con aria condizionata, stesso livello di qualità di moquette, legni, specchi e quant'altro. Diciamo, si percepisce veramente la qualità di ferretti inalterata nel tempo. Se vedete, c'è anche il riflesso Sì. nella porta. Questa, diciamo, è la cabina con gli insiste un po' sopra il posto di pilotaggio. Quella dall'altra parte ha una maggiore altezza. Adesso mi sedevo. Ecco, io ora sono sul letto Perfetto. e vi faccio vedere, diciamo, la porta del bagno aperta, la porta del corridoio aperta. Anche qua è parecchio alta. Diciamo, altezze secondo me, magari non 1,98, ma 1,95, cioè, sicuramente. Ora, diciamo, sempre per dare l'immagine del layout, io esco dalla cabina di poppa. Sì. Prima sono entrato nella cabina di poppa a dritta, poi c'ho il bagno comune che serve alle due, normalmente dovrebbe servire le due cabine, Sì. Ok. che me lo trovo sulla sinistra. Poi ve lo faccio vedere bene dall'altra parte, perché ogni cabina ha all'ingresso comunque un bagno, e c'è la cabina di poppa a sinistra che è gemella a quell'altra appena vista, ma ha un po' più di altezza perché ci troviamo sopra alla seconda dinette. Quindi qua riesco a dormirci sicuramente ancora più comodamente. Ecco, io poi non mi toglierei più di qua perché c'è l'aria condizionata particolarmente efficiente. Vuoi chiuderla diretta lì, Giuseppe? Se non ti Assolutamente, potresti... poi mi trovate stecchito domani mattina. Non vorrei ti addormentassi durante i commenti finali, ecco. Bene. E qua Bene. entriamo nel bagno, che è, diciamo, il bagno per le due cabine ospiti, e con Ok. accesso dalla cabina di sinistra. Qua è per farvi vedere il piano del bagno, il box doccia comunque col suo plexi circolare, e comunque sia, anche in questo caso, bidet e WC. E per quel signore che aveva chiesto, sì, anche qua c'è la... La Ah, zanzariera. vediamo un attimo se nella cabina di prua c'è, oltre all'oscurante, già che ci siamo, così rispondo completamente alla domanda del signore.
No, non c'è la zanzariera, devo chiedere al proprietario. Sembra che qua ci sia solo un scurante. Ok, va bene. Che altro? Mi pare di non essermi dimenticato che... nulla dal no, punto anch'io di sto vista... facendo mente locale, ma ti direi che sì, secondo me hai fatto vedere tutto. Poi, ovviamente, tanto una marca del genere, chiaramente poi... No, magari mi sono dilungato un po' troppo, ma sinceramente è molto piacevole. Merita, nonostante... Giuseppe, è una barca che merita dilungarsi questa. È ovvio fa che questo piacere tanto farla non vedere. Sostituirà mai, no, la visita a bordo, però perlomeno dà un'idea di che cosa uno andrà a vedere, no? Per cui io ti direi, se vuoi ti puoi accomodare lì in dinetto, dove preferisci, così facciamo un piccolo recap, come si suol dire, come dicono gli inglesi per fare i fighetti. Aspetta, dov'è? Eccoci qua. Vabbè. Allora, voilà. Io intanto ora che metto... Giuseppe si risistema, faccio un piccolo riepilogo di quello che abbiamo visto. Quindi eccoci qua. Giuseppe, io faccio un riepilogo, poi tu aggiungerai cose se eventualmente me le posso essere dimenticate. Allora, abbiamo visto un Ferretti 165-55, ecco come vi piace chiamarlo. La barca è del 96, ma onestamente, come abbiamo avuto modo di vedere, sembra una barca di almeno 10 anni più recente. Questo grazie sicuramente agli armatori, che sono stati poi solamente tre che ne hanno avuto tanta cura. Il secondo in particolar modo è stato proprietario per 20 anni, quindi chiaramente questo permette di essere... quasi di poter dire che è una barca unico proprietario, no? Perché poi molto spesso su barche di questi anni trovi tanti, tanti proprietari, invece qui questo non è accaduto. A livello di motori, Giuseppe vi ha fatto vedere la sala macchine, è perfetta. Io aggiungo solo dei lavori straordinari che sono stati effettuati, ma giusto per citarne alcuno: scarichi in acciaio messi nel 2020, iniettori nel 2022, scambiatori nel 2020, giusto per dare un'idea di quella che è la manutenzione straordinaria. I motori sono 2 MTU con 1340 ore di moto. Per quanto riguarda l'elettronica completa, con un'installazione di un contametri catena con wifi quest'anno, elica di prua, aria condizionata. Come layout avete visto, un layout di 3 cabine, 2 bagni, con una cabina, diciamo, equipaggio, che non è più attualmente cabina equipaggio per scelta del secondo armatore, dove ha installato un armadio e una lavatrice, ma per quanto riguarda il letto si può benissimo riportare alle origini, perché è stata comunque mantenuta tutto quello che era letto e cabina marinaio precedentemente. Barca molto sportiva, molto accattivante, pur essendo un fly, ha una linea, diciamo, da hardtop quasi. E, insomma, chi più ne ha più ne metta. Giuseppe, lascio aggiungere te qualcosina, che sei a bordo e insomma hai visto. Diciamo che hai praticamente detto tutto. Forse una cosa che potrebbe servire ai potenziali acquirenti è il dato della lunghezza: la barca è 16,68 fuori tutto, ma sulla licenza è 14,97, quindi entro i 15 metri, con una larghezza di 4,93. E l'altra cosa da dire è che, diciamo, a livello di prestazioni siamo attorno ai 32 nodi di velocità massima a 2350 giri e un 24 nodi di crociera con un consumo stimato dall'attuale proprietario di circa 170 litri all'ora. I serbatoi non sono quelli standard, ma sono i serbatoi supplementari che portano ben 3280 litri di gasolio con 700 litri di acqua. Per il resto, diciamo, tutte le cose necessarie su una barca di questo lignaggio ovviamente ci sono. Che dire, Ah, una mi sono cosa alla rimasto quale estremamente rispondo affascinato. io, Giuseppe, che ci hanno chiesto, perché il proprietario non si collegherà per problemi di lavoro. Motivo della vendita, la classica domanda che fanno sempre quasi. Chiaro. Allora, molto semplicemente, il proprietario cambierà con una barca più piccola, perché per esigenze sue personali farà un passaggio ad un'imbarcazione più piccola. Quindi questo è il motivo della vendita. E invece, per quanto riguarda Giuseppe, spendo due parole per Giuseppe. Giuseppe è il nostro collega di Abayotting su Lavagna.
Quindi chi volesse andare a vedere questa barca può scrivere a info@biotting, noi lo metteremo in contatto con Giuseppe per organizzare la visita a bordo. Come avete visto, diciamo, è uno dei più storici della Biotting, Giuseppe, grande professionista, ma credo che in questa diretta si sia vista, e grande, grande amico. Per cui non perdete l'occasione di andare a vedere la barca con il buon Giuseppe. Che dire, Giuseppe, che Bolti? dirti? Figurati. Grazie, è sempre un piacere fare le dirette con te, anche perché poi alla fine mi ricopri di complimenti, quindi No, fa sempre piacere. No, a tutti parte gli scherzi, pensati e ho fatto sinceri. piacere far vedere questa barca perché era tempo che non ne vedevo una tenuta anche nei particolari così, in particolare per quanto riguarda la sala macchine. Quindi ottimo, ottimo, bella barca, venite a vederla perché se vi piace questo tipo di modello, secondo me un'altra così sarà veramente difficile No, da devo trovare. dire, sono d'accordo, perché un po' ne abbiamo viste noi, insomma, di barche a motore di quegli anni lì, di questi tagli, e tendenzialmente comunque su tutte c'era parecchi numeri di lavori da fare, e devo dire invece questa è proprio impeccabile. Per cui complimenti al proprietario, andate a vederla, non perdete l'occasione. Salutiamo Giuseppe. Ciao Giuseppe, grazie mille. Ciao, grazie, grazie a Ringraziamo voi tutti. e grazie a tutti coloro che si sono collegati. Speriamo di vedervi presto a bordo di questa imbarcazione. Buona Assolutamente sì. giornata a Io tutti, vado a grazie. concludere e ti saluto. Ciao Giuseppe, grazie mille. Grazie, ciao, 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 ciao. Allora, io vi ringrazio ancora per averci seguito. Rimanete collegati su questo link di Zoom perché alle ore 14 ci sarà un'altra diretta su un Portofino 47. Per cui vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto alle ore 14. Arrivederci a tutti.